Come riunire i pregi di una utilitaria con quelli di una ammiraglia? Basta scegliere un'ibrida diesel elettrico e il gioco è fatto. Ecco in sintesi le qualità della nuova classe E Blue E-Tech Hybrid, una vettura da oltre 50.000 euro che consuma come una city car. Dopo l'arrivo della corazzata S in versione hybrid ma a benzina, è il turno della sorellina, il primo modello ibrido a gasolio della casa di Stoccarda, nel vestito dell'amatissima classe E. Alta rappresentanza per diplomatici, manager, uomini di Stato, da oggi si può contare su un'auto blu con consumi low cost, con beneficio anche sul piano delle emissioni inquinanti. I due motori consentono alla classe E di percorrere quasi 24 km con un litro e di emettere 109 grammi per chilometro di CO2, il tutto spuntando una velocità massima di 242 km orari. Il motore elettrico è alimentato da un pacco batterie posizionato sotto al vano bagagli, ovviamente agli ioni di litio. Viene ricaricato con un sistema di recupero dell'energia in frenata, come avviene su altri sistemi simili. Disponibile nelle versioni berlina e station wagon, classe E Blue E-Tech Hybrid rappresenta un nuovo capitolo della casa di Stoccarda nella strategia di riduzione di consumi ed emissioni. Let's take a chance, just take a chance.